Benvenuti a questa nuova edizione di Lanterna Ticina. Apertura, ci occupiamo di emergenza idrica. Questa mattina una conferenza dei capigruppo in cui sono stati decisi i prossimi passi da muovere. Ancora ci occuperemo di impiantistica sportiva con la prosecuzione dei lavori allo stadio comunale di Noliotta. Si avvicina a grandi passi la conclusione di questo intervento di ristrutturazione. Ancora ci sposteremo a Palermo, dove arrivano delle prime sentenze da parte dei giudici del lavoro per quanto riguarda i riders. Chiusura con la danza. Grande successo per lo spettacolo Bridgerton a cura di Giada Tardo a Palma di Montechiaro. Andiamo a vedere i servizi. In farmacia Fondachello Playa trovi una squadra in continua evoluzione, orientata alla crescita, alla cura delle persone e dei loro bisogni, ai piccoli dettagli che ogni giorno ci stupiscono. Siamo un team orientato al futuro e alle molteplici sfaccettature. Per questo riceviamo da anni la vostra fiducia e stima, e a voi va la nostra più sincera gratitudine e il nostro affetto, perché da anni ci scegliete e vi fidate di noi. Grazie per la fiducia. L'emergenza idrica si fa sempre più marcata su tutto il territorio comunale. La questione è stata affrontata questa mattina nella conferenza dei capigruppo, dalla quale è emersa la necessità in primis di fissare un incontro con il prefetto di Agrigento, già richiesto nella tarda mattinata dall'ufficio di presidenza, e successivamente di provvedere alla convocazione di un consiglio comunale aperto a cui verranno invitate a partecipare anche AICA e Siciliacque. Si è deciso di chiamare in causa anche la deputazione territoriale. La data individuata per il Consiglio Comunale aperto è quella del prossimo 2 luglio. Ho accettato al volo la richiesta dei consiglieri della DC, ho voluto farla mia per condividerla con tutti i consiglieri comunali, anche perché ritengo che il problema dell'acqua è un problema che riguarda un po' tutti. Stamattina con la riunione di capigruppo abbiamo deciso intanto di andare a fare un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto. Abbiamo stabilito tutti i lavori che ci sono da fare, compreso anche un consiglio comunale aperto, invitando sicuramente Siciliacque, l'AICA e possibilmente anche tutta la deputazione regionale. Assolutamente sì, ieri durante il consiglio comunale abbiamo fatto la richiesta che venisse convocato un consiglio straordinario e aperto alla città, alla deputazione e soprattutto ai responsabili di AICA e di Siciliacque. Devo dire con grande piacere che oggi la conferenza dei capigruppo ha accolto questa richiesta, è stata indicata come possibile data quella del 2 di luglio. Come detto in prima battuta, noi eravamo usciti con i consiglieri della DC, volevano una marcia a protestare, quindi per cercare di trovare una soluzione tampone. Ieri in consiglio comunale la marcia doveva essere un'idea simbolica. In consiglio comunale abbiamo trovato sponda di tutto il consiglio comunale, perché anche il presidente del consiglio si era associato subito, quindi la politica, per quello che può, sta cercando di dare una mano. Abbiamo stamattina calendarizzato una serie di appuntamenti appunto per parlare con le istituzioni, anche con Siciliacque, AICA. Avremo a breve il consiglio comunale che si voterà una commissione ad hoc a proposito dell'acqua giorno 26. Giorno 2 avremo un consiglio comunale aperto, perché anche lì ci sarà occasione che tutta la città o chi ha le capacità, le competenze, voglia dire la sua, siamo pronti ad accettare qualsiasi consiglio affinché possa avere una soluzione tampone. Ma mi permette, dottore Cellura, una piccola parentesi: in questo momento non esiste maggioranza e opposizione, ma siamo tutti uniti, un unico obiettivo, perché stiamo vivendo tutti la difficoltà dell'acqua, che comunque è un bene essenziale, e senza acqua non si può sopravvivere. Il Comune, come annunciato durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri dal sindaco Angelo Balsamo, sta intanto proseguendo con la mappatura del territorio alla ricerca di fonti di approvvigionamento attualmente non utilizzate, per tentare di ovviare ad una situazione che con l'incedere della stagione estiva rischia di farsi sempre più drammatica. Campagna di sensibilizzazione sociale e valorizzazione territoriale promossa dal Rotary. E tu?
Proseguono, secondo l'ultima tabella di marcia, i lavori allo stadio di Nogliotta di Licata. Dopo aver ultimato le operazioni, i tetti di tribuna e gradinata, adesso si sta lavorando in altre due zone. Si sta intanto per completare la curva, ormai quasi del tutto dipinta giallo-blu, ma soprattutto nella mattinata di lunedì sono arrivati diversi camion per scaricare il materiale che servirà a sistemare il fondo del campo prima della stesura del manto erboso. A parlarne è stato il delegato per le strutture sportive del Licata Calcio, Giorgio Peritore. Intanto, più che data, direi che noi vigiliamo giornalmente e i lavori proseguono come la tabella. I tetti della gradinata e della tribuna sono stati completati tutti e due. Già stamattina hanno iniziano ad arrivare i camion con il materiale per andare ad appiattire il terreno di gioco. Dopodiché ci sarà il primo collaudo che riguarda il sottosuolo fatto dalla Lega, poi si passerà a mettere il manto erboso e il secondo collaudo della Lega. Quindi penso che nel giro di un paio di settimane dovremmo essere già a posto. Sono operazioni routine, però comunque adesso c'è maggiore fiducia, perché mentre prima c'erano tante fasi di stallo, adesso si prosegue giorno dopo giorno, ci sono comunque dei risvolti positivi e dei progressi importanti. Sì, sì. Noi, ripeto, vigiliamo tutti i giorni e quindi ci accorgiamo dei lavori come vanno e stanno rispettando la tabella di marcia che si erano prefissi, quindi siamo molto molto fiduciosi adesso. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Antonino Alessi, presidente dei consulenti del lavoro di Palermo. La proposta è di un progetto sperimentale proprio a Palermo per un responsabile dei lavoratori sull'intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Si tratta di ripescare una proposizione eliminata dal decreto semplificazioni, quella che era il documento programmatico sulla sicurezza, e inserire all'interno un soggetto identificato tra i lavoratori come responsabile dei lavoratori sull'intelligenza artificiale, formata ad hoc naturalmente, in modo da poter iniziare, secondo un principio dialogico, le consultazioni con i datori di lavoro e far sì che l'algoritmo di generazione di intelligenza artificiale sia possibilmente più trasparente e controllabile. Stile, potenza, emozione. La tua auto dei sogni ti aspetta da Terminal Motors. Scopri l'eccellenza nei nostri showroom. Entra nel mondo dell'eleganza e delle prestazioni straordinarie. Auto di classe, tecnologia all'avanguardia e un servizio clienti senza paragoni. Scopri la perfezione su quattro ruote con noi. Visita i nostri showroom ed entra in un'esperienza di guida unica. Veniteci a trovare sulla strada statale 115 a Licata e a Villaggio Mosea ad Agrigento. Grande successo per Bridgerton, saggio di danza organizzato dalla Dancing to Live di Giada Attardo. L'evento si è svolto a Palma di Montechiaro in una suggestiva location, quale la scalinata della Chiesa Madre, totalmente gremita da centinaia di persone che hanno assistito allo spettacolo. Tantissime giovanissime allieve di ogni fascia d'età, da bambine ad adolescenti, si sono esibite in diverse coreografie di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e ginnastica artistica. Uno spettacolo durato circa 3 ore e che, nonostante il vento e attratto la pioggia, ha avuto un gran successo tra i presenti e tra coloro che hanno assistito alla nostra diretta streaming. Le varie coreografie sono state intervallate da esibizioni di Canore e dal violino di Marco Di Menza, che ha accompagnato gran parte del saggio. In mezzo anche l'esibizione dell'insegnante proprietaria della scuola di danza Giada Attardo, acclamata alle giovani allieve e dai genitori presenti. L'evento, condotto da Angelo Palermo, si è poi concluso con una coreografia che ha coinvolto le oltre 150 ballerine della scuola e con una serie di premi e riconoscimenti per i presenti sul palco.